Oggi prepariamo un piatto della mia infanzia, le boghe in carpione. In genovese le chiamiamo bughe. Le conoscete, le avete mai fatte? Dopo averle eviscerate e squamate, lavate e asciugate, le infarinate bene. Eccole qui, pronte per essere fritte in olio di semi per frittura, ben caldo. Fatele dorare per bene. Poi le scolate con una schiumarola per fritti e le adagiate sulla carta paglia per eliminare l'olio in eccesso. Intanto terminate la frittura di tutte le vostre bughe. Adesso salatele per bene. Prepariamo la marinatura. Tritiamo grossolanamente aglio, cipolla, rosmarino e salvia. Lo soffriggiamo con un po' d'olio in una casseruola. Poi aggiungiamo un bicchiere abbondante di aceto e un bicchiere abbondante di vino bianco secco. Portiamo a bollore e lasciamo bollire circa 5 minuti, poi spegniamo e lasciamo raffreddare. Con questa marinatura dobbiamo ricoprire le bughe che metteremo in un contenitore di vetro e dovranno riposare in frigo per circa 24 ore. Poi durano, tenendole sempre in frigo, circa una settimana. Più stanno lì, più diventano buone. Buon appetito a tutti!